Pop, gourmet, double, limited edition di ciccia, di lenticchie, di hamburger ce n'è davvero per ogni gusto. Quello di oggi però non ti stupirà tanto per cosa ha dentro, ma per cosa fuori. Dimentica il burger bun, oggi prepariamo il Portobello Burger. Il vegetariano alle grigliate fatica sempre a farsi accettare, ma se solo gli onnivori sapessero che cosa si può combinare con verdure e una classica scamorza si ricrederebbero. Facciamoglielo vedere. Cominciamo dai funghi. Questi sono funghi portobello, come vedi dal grande cappello. Per pulirli li vado a tamponare delicatamente con un panno inumidito. In questo modo rimuovo le tracce di terra, senza però bagnare troppo il fungo. L'acqua è nemica del Portobello Burger. Adesso stacco il gambo. Procedo con l'altro. A questo punto adagio i miei portobello all'interno di un colino e li cospargo con sale fino. Li lascio così asporgare per una mezz'oretta. Intanto da una melanzana e da una zucchina tonda cerco di ricavare delle fette di diametro simile a quello dei funghi. La zucchina stavolta è un po' più piccola, ma puoi essere anche più fortunato di così. Faccio lo stesso con le fette di verdura. Le metto in un colino, le cospargo con sale fino e le lascio spurgare. Io però mi sono avvantaggiata e qua ci sono le mie verdure già spurgate, sciacquate e tamponate delicatamente. Posso dedicarmi all'olio rosmarino. Intanto metto a scaldare una piastra di ghisa che dovrà essere rovente. Adesso dalla scamorza ricavo una fetta bella spessa. E con l'olio rosmarino vado a spennellare il tutto, verdure e fetta di formaggio. La piastra intanto è ben calda, posso cominciare a grigliare i funghi. Ci vorranno 3-4 minuti per lato. Ma una cottura alternativa se devi preparare Portobello Burger per un sacco di persone consiste nel fare panino con i funghi, dentro scamorza, radicchio, avvolgere tutto nella stagnola e cuocere direttamente sul barbecue. Una volta cotti li faccio asciugare un po' su carta assorbente. E passo alle verdure, allora basteranno un paio di minuti per lato. E anche la scamorza un 3-4 minuti fino a ottenere una spessa crosticina dorata. Ecco qua, guarda che crosticina! Cioè tutto posso comporre il mio burger. Un cappello come base, la mia scamorza, fetta di zucchina, fetta di melanzana, un po' di radicchio che ho già tagliato a julienne, un bel cucchiaino di maionese, un po' sul radicchio e un po' direttamente sul cappello che ci farà da coperchio. E voilà, Portobello Burger pronto! Eccolo qua, il Portobello Burger in tutto il suo splendore. Sbizzarrisciti con contorni e farciture diverse, ma una cosa è certa, stavolta sarai tu il re della griglia. Buon appetito!